Ciao a tutti, oggi sono qui con un nuovo video e questa volta voglio parlarvi di burro cacao. Allora, è un video un po' particolare, nel senso che mi è venuta l'idea così perché in questo periodo ho provato davvero tantissimi burro cacao diversi, creme per le labbra e comunque un sacco di trattamenti idratanti per le labbra per far fronte appunto all'inverno che me le secca sempre tantissimo. E poi vi ho chiesto su Facebook se sarebbe potuto interessare un video appunto dedicato ai burro cacao, quale scegliere, una specie di confronto tra i vari burro cacao che ho provato, e mi avete tutti detto che vi sarebbe tanto piaciuto di farlo, e quindi ho detto perché no e mi sono messa a registrarlo. Allora, dopo tutta questa premessa forse inutile, iniziamo e vi faccio vedere quelli che sono i prodottini che ho utilizzato di più in questo periodo a livello di burro cacao, e così vi dico anche quelli con cui mi trovo meglio e quelli che secondo me in realtà, se dovessi consigliarvi, non vi consiglierei di acquistarli. Allora, intanto io adoro i burro cacao, quelli fatti nelle confezioni piccoline, quindi da portarsi facilmente in borsetta, e non sono però i più idratanti che esistono. Adesso vi faccio vedere quelli che ho provato io. Allora, io ho provato ovviamente quello della Yes to Carrots, e lo sapete perché ve l'ho detto in tantissimi video che è così. Il mio preferito in realtà è quello al melone, ma adesso l'ho finito, ho finito anche quello alla menta che avevo, questo è il terzo che compro ed è la fragola. Comunque sono fantastici questi burro cacao, super idratanti, costano pochissimo e li trovate da Sephora, ottimi da portarsi dietro in borsa o comunque nella tasca della giacca per dare una passata idratante ogni momento. Sono idratanti, ma non sono i più idratanti che ho trovato, sicuramente meglio di molti altri che ci sono in commercio. Poi, altro che mi piace tantissimo, questo davvero, di quelli fatti così, è il secondo che mi piace di più. Questo qui è della Barbies ed è il Beeswax Lip Balm, quindi questo qui praticamente è un burro cacao al miele e menta. Infatti ha un odore veramente stranissimo e fortissimo, anche questo esce in questo modo dal tubetto, quindi è comodissimo da portarsi dietro, e da quando ho fatto l'ordine su Ecoverde e l'ho comprato, sono rimasta veramente sbalordita da questo burro cacao. Ne avevo sempre sentito parlare benissimo, però sicuramente dopo averlo provato ve lo straconsiglio. Costa un pochettino di più dell'altro, però è ottimo e davvero questo vi lascia le labbra idratate per ore. Di quelli in questa confezione appunto è il secondo dei miei preferiti. Poi, altro burro cacao che ho provato quest'inverno ed è fatto così ma non mi piace per niente, sono questi qui, Lip Maker, vi metto i nomi comunque, e questo dovrebbe essere al gusto Fanta Strawberry, quindi al gusto Fanta. E questo burro cacao effettivamente a me non piace, non trovo che idrati, non mi piace il profumo, me l'avevano regalato, in profumeria, però l'ho provato e non mi piace, non ve li consiglio. In teoria costano pochissimo questi burro cacao e ci sono anche di altre profumazioni e di altri colori, però a me non piace, non fa il suo lavoro secondo me. Sempre nella confezione comoda da portarsi dietro ho provato anche questo qui di Bottega Verde, che è al karité d'Africa, e è un burro cacao sì, abbastanza idratante, abbastanza buono. Il packaging mi piaceva tantissimo perché ricorda un po' gli Sugar Fresh, che sono i famosissimi burro cacao americani, che non vedrete in questo video ma mi arriveranno prestissimo perché sto aspettando un ordine di cui poi vi parlerò in un video specifico. Comunque questo mi ricordava molto il loro packaging e anche il colore, però in realtà il potere idratante non mi ha soddisfatta per niente. Altro burro cacao che invece mi è piaciuto ma non ha un potere idratante che dura ore è questo qui di Essence della collezione Snow Gem. Adesso a me è capitato in mano questo qui blu, però in realtà che è il numero, chi lo trova mai il numero, il 02 Godify Blu, vi lascio il nome, che comunque vi avevo messo in palio anche in un giveaway perché li trovo abbastanza buoni in burro cacao di questa linea, soprattutto perché soprattutto questo blu lascia un retrotono blu che fa sembrare i denti più bianchi, però è più glossante che non idratante, quindi è buono ma non è il migliore secondo me. Quello che io amo in assoluto di più, e adesso mi è capitato solo di questo colore, è il Baby Lip della Maybelline, che è questo fantastico burro cacao che ormai ho già finito, e sapete ce l'ho in altri tre colori. Vi avevo fatto un video in cui appunto vi parlavo di come sono riuscita ad avere in Italia questi burro cacao, che invece in Italia non so perché non vengono venduti.
Comunque sono veramente dei burro cacao fantastici. Lo applico continuamente io perché mi piace proprio il profumo e mi piace il colore che lasciano sulle labbra. E oltretutto ho notato che applicandoli spesso mi sembra di avere le labbra direttamente più lisce. Quindi c'è una cosa spettacolare, perciò vi consiglio, se avete qualcuno che va all'estero, se andate all'estero, comunque riuscite a reperire questi, ve li straconsiglio, davvero costano niente e sono i burro cacao più buoni in questo formato che io abbia mai mai provato davvero in assoluto in tutta la mia vita. Invece se appunto non avete modo di andare all'estero, non avete modo di procurarveli, sicuramente l'altro in questo formato che vi consiglio è quello della Barbies, che vi ho fatto vedere prima perché è ottimo e questo è facilmente reperibile anche qui da noi. Invece, per quanto riguarda i burro cacao nelle scatolette, ne ho diversi da farvi vedere. E diciamo che questo formato a me piace, ma non mi piace tanto portarmelo in giro, quindi è rarissimo che io trovi un burro cacao in scatoletta che mi porto dietro tutti i giorni perché lo trovo leggermente più scomodo. Anche qui ho quello della Barbies, che è praticamente il gemello di quello che vi ho fatto vedere, e quindi anche, però questo è solido, quindi bisogna aprire la scatolettina e passarselo sulle labbra. Questo lo tengo vicino al mio letto, quindi vicino al comodino, così tutte le sere prima di dormire riesco a passarmelo e mi dà lo stesso potere idratante dell'altro, quindi anche questo qui è ottimo, è esattamente la stessa cosa dell'altro. Un burro cacao che invece vi sconsiglio totalmente è il Baciami, che è il balsamo labbra emolliente della Lush, perché trovo veramente che sia, a parte sia già seccato e si stacca, guardate, questo è il burro cacao, vabbè. E comunque trovo che non sia assolutamente emolliente, è difficilissimo prelevare il prodotto e davvero oltretutto non mi lascia nessun tipo di idratazione perché una volta che sono riuscita passandoci il dito insistentemente a passarmelo dovrei poi rimetterlo ogni 10 minuti. Infatti lo tenevo sempre vicino al comodino perché adoro queste scatolettine prima di dormire, idratare le labbra con queste, però da quando ho quello della Barbies questo qua è veramente nel cassetto e non so quando lo finirò. Quindi non ve lo consiglio, però di Lush vi consiglio la mia ultima scoperta fantastica, questa veramente, che è il The Kiss. Praticamente è questo balsamo labbra, vedete quella confezione fatta in questo modo, con i due che si baciano. In realtà questo non è un vero e proprio balsamo labbra, ve lo faccio vedere, è un gloss che però una volta steso sulle labbra non rimane né di questo colore ma rimane appunto trasparente, ma idrata le labbra in un modo veramente fantastico. Questo qui è il mio preferito e mi piace talmente tanto che me lo porto dietro in borsetta, anche se ha la confezione così di latta, tutti i giorni e ogni tot me lo ripasso perché mi idrata tantissimo, non va a depositarsi nelle pieghette e anche se dà questo effetto gloss rimane morbidissimo, cioè non è appiccicoso, non dà nessun problema, perciò veramente questo qui è il prodotto che più in assoluto mi ha stupita e mi piace. Costa un pochino perché costa intorno ai 10 euro, meno di 10 euro, ma non mi ricordo. Vi lascio i prezzi comunque qui sotto nel box di informazioni. Ma questo qui lo stracuoto e voto come il mio burro cacao barra lip gloss preferito per l'inverno, perlomeno. Un altro prodotto per le labbra molto valido di cui voglio parlarvi è il Crème de Rose di Dior, che è praticamente questa che ormai è finita. È una boccettina che contiene anche questa un balsamo labbra che dovete ovviamente prelevare col dito e questo qui più che un balsamo è un vero e proprio trattamento labbra, cioè vi lascia le labbra comunque impiastricciate. Infatti io lo facevo, cioè lo utilizzavo sempre prima di dormire. Però ve le fa veramente, vi fa delle labbra spettacolari, è curativo, lisciante, lenitivo. È idratante, le ha tutte. Questo qui però ha un costo che è veramente elevatissimo, infatti penso che per un po' non lo ricomprerò perché è davvero finisce in fretta e costa tanto, però se volete fare una pazzia o avete le labbra molto molto problematiche, ve lo straconsiglio perché vi risolve il problema. Invece ho anche pensato di inserire in questo video i burro cacao però colorati, quindi che idratano ma danno anche colore, perché comunque secondo me d'inverno non è il caso di utilizzare i rossetti lunga tenuta o comunque i rossetti che seccano le labbra, è meglio utilizzare dei prodotti che idratano e colorano allo stesso tempo. E infatti ne ho diversi, in commercio ne trovate veramente tantissimi. Beh, sicuramente un esempio è il Baby Lips che vi ho fatto vedere prima, quindi quello di Maybelline, perché anche questo oltre a idratare dà anche colore, ci sono di vari colori. Io ne ho due che colorano e uno che fa un burro cacao normale.
Poi un altro che è fantastico, ma lo sapete che lo amo, sono i lip butter di Revlon, quindi quelli fatti in questo modo. Bellissimi, questi qua li vorrei di tutti i colori. In Italia, tra l'altro, non sono usciti di tutti i colori, ma tutti i colori in commercio che ci sono io li ho, perché trovo che per l'inverno siano fantastici, idratano tantissimo e lasciano veramente un bel colore ben pigmentato. Adesso a me è capitato in mano lo Strawberry Shortcake, ma mi piacciono tutti, tutti, davvero tutti. Un altro che posso consigliarvi come burro cacao che però lascia colore è quello di Dior, quindi il Dior Addict Lip Balm. Questo qui che ho io è quasi finito ormai. Ed è, sì, questo è finito, praticamente una cosa quasi impossibile, ma anche questo è ottimo. Ed è nella colorazione 02. Mi pare che abbiano 3-4 colorazioni. Questi danno proprio un effetto gloss, che però non è appiccicoso, non è niente, ed è davvero molto, molto idratante. Mi piace tantissimo anche il packaging per portarselo dietro, quindi anche questo qui è ottimo, ma tutti quelli di questa linea sono ottimi. E per finire, se volete colorare e idratare, i Chubby Stick di Clinique. Anche questi sono usciti in tantissimi, tantissimi, di tantissime case, quindi li ha fatti Kiko, li ha fatti Revlon, che sono i Just Beat and Kissable, li aveva sì, fatti la Kiko, comunque ce ne sono veramente di tantissimi. Io adoro quelli di Clinique, ma li ho anche di altre marche. Adoro quelli di Clinique così tanto che me li avevo anche messi in palio in un giveaway, proprio il set completo che era uscito nella versione natalizia. E questi ve li straconsiglio perché anche questi lasciano secondo me il colore giusto, la coprenza giusta, ma dando un'idratazione che con il freddo è la cosa migliore. Quindi vi permette di abbinare le due cose, idratazione e protezione contro il freddo, a comunque colore che si abbina con il trucco che avete. Ultima cosa, ma non meno importante, assolutamente d'inverno come d'estate, secondo me bisogna sempre curare le proprie labbra facendo lo scrub. E io sapete che adoro il labbra da cinema di Lush, ormai ve ne ho parlato tantissimo, che ha questo scrub con lo zucchero che ha un gusto molto particolare perché è dolce appena lo sentite, ma una volta che lo applicate è salato. Questo potete anche mangiarlo una volta che l'avete passato sulle labbra perché è commestibile e veramente ottimo. Questo è il terzo che avevo preso durante il periodo natalizio perché sapete che non è solo in edizione limitata. Ora, dopo aver finito questo, non ne avrò più e ritornerò all'Abbrividisco che comunque è ottimo e trovate sempre da Lush. Se invece non avete voglia di spendere per farvi per lo scrub labbra potete farvelo da voi con lo zucchero, il burro cacao. Ci sono infiniti video sul web che parlano di come crearsi da soli degli scrub labbra, ma mi raccomando, fatelo sempre perché d'inverno è proprio il modo migliore per eliminare la secchezza dalle labbra e poter poi andare in giro appunto con il rossetto o con il vostro gloss che si veda, cioè che renda veramente al meglio. Con questo era tutto, io spero che il video vi sia stato utile, vi sia piaciuto e vi abbia tenuto compagnia. Fatemi sapere quali sono i vostri prodottini preferiti per le labbra o i vostri burro cacao top in assoluto e se avete già provato qualcosa di quelli che ho menzionato adesso. Mi raccomando, fatemi anche sapere che cosa vorreste vedere nel prossimo video perché mi piacerebbe accontentare un po' tutte le richieste. Io vi mando un grossissimo bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!